Buongiorno. Buongiorno a tutti. Ciao. Ok, aspettiamo qualche minutino, già siete tantissimi. Buongiorno. Aspettiamo qualche minutino. La pratica di oggi sarà una pratica. Buongiorno, ciao Sara. Sarà una pratica un po', diciamo, detox. Quindi lavoreremo molto la parte centrale del nostro addome. Bene, faremo un po' di torsioni. Allora, prendete il vostro spazio, il vostro tappetino, come sempre. Io lo dico sempre, provate a rendere il vostro angolo di pratica un angolo accogliente, quindi un posto caldo, comodo, sicuro. Aspettiamo ancora qualche istante, vai, ci siamo, ci siamo. Siamo tanti questa mattina. Bene. Allora, ci sediamo in posizione comoda, con le gambe incrociate, le mani in appoggio sulle ginocchia. Iniziamo a chiudere gli occhi. Semplicemente a stare nel momento presente, quindi inizia ad accorgerti del tuo corpo, iniziando a sentire bene i glutei a terra, i piedi ben a contatto con il pavimento, con il tappetino, il centro della testa che va verso l'alto, il mento che resta parallelo al pavimento. Mantieni le spalle basse, prova ad immaginare di crescere verso l'alto, di allungare la colonna, di creare spazio tra le vertebre. Fai ancora qualche movimento, forse con il collo, forse in avanti e indietro con il busto, semplicemente per accorgerti del tuo corpo questa mattina. Quindi chiediti come ti senti. Come sta il tuo corpo? Se hai qualche tensione, fastidio, semplicemente non giudicarti, accogli e accorgiti. E poi inizia a prendere contatto anche con il respiro, anche qui, semplicemente accorgiti di com'è, senza modificarlo per il momento. Provando ad accorgerti semplicemente di come respiri questa mattina, com'è il tuo respiro. E poi piano piano prova a respirare solamente dal naso e a rendere inspirazione ed espirazione un pochino più profonde. Quindi iniziamo a modificare il nostro respiro. Respira profondamente, riempi completamente d'aria i polmoni ed espirando svuota, lascia andare, butta fuori. Fallo ancora per qualche respiro, andando a modificare il tuo respiro senza forzarlo. Con la prossima respirazione inspira profondamente dal naso, riempi completamente d'aria i polmoni e trattieni per qualche secondo senza forzare, anche qui scegli il tuo intervallo.
e poi espira, svuota completamente d'aria il tuo corpo. E fallo ancora, quindi inspira dal naso, riempi completamente d'aria i polmoni, manda l'aria nella parte alta del petto, dei polmoni, verso le spalle, trattieni per qualche istante ed espirando lascia andare fuori, svuota completamente il tuo corpo dall'aria. Fallo ancora in autonomia per qualche respiro, provando a non sollevare le spalle, mantieni le spalle basse, chiudi l'addome, continua a sentire bene gli ischi, i glutei ben radicati a terra. Continua ancora per qualche respiro, senza forzare. E poi riporta il respiro alla normalità, inspira sulle braccia oltre la testa, espirando unisci i palmi, lascia scendere al cuore, mantieni ancora un attimo gli occhi chiusi e formula l'intenzione, quella parola, quella frase, formulata in modo positivo che possa guidare la pratica di oggi. Quindi prova ad indirizzare i tuoi pensieri, le tue emozioni, le tue sensazioni verso un'unica parola. Tieni la mente e poi inspira, porta sul braccio sinistro, espirando vai in flessione verso destra. Cammina un pochino con la mano destra, inizia ad allungare il fianco, manda in basso la spalla destra e poi fai una lunga espirazione, porta il braccio sinistro oltre il ginocchio destro e cresci verso l'alto con il busto, sei in torsione verso destra. Porta la mano destra indietro, al centro della schiena, aiutati con questa a non cadere con la zona lombare, ma a rimanere ben alto. Inizia a sentire, a prendere confidenza con le torsioni, quindi prova a sentire il movimento dell'addome, prova a mandare l'ombelico all'interno attivamente ogni volta che espiri. Inspira, torna al centro, espirando, vai in flessione verso sinistra, braccio destro in alto. Resta, non sollevare i glutei, gli ischi, resta basso, resta bene a contatto con il pavimento. E poi una lunga espirazione, porta il braccio destro all'esterno del ginocchio sinistro, su con il busto, sei in torsione verso sinistra. Non andare in apnea, ma al contrario, la torsione è facilitata se la fai in espirazione, quindi espirando entra in torsione. Cresci verso l'alto con il centro della testa, allunga la schiena e poi inspirando torna al centro, porta un attimo le mani in appoggio sulle ginocchia, inspira, porta sul petto oltre la testa, su verso l'alto, espirando risucchia l'ombelico all'interno, fai una grande coppa. Inspira, torna al centro, sciogli l'intreccio delle gambe, porta i piedi all'esterno del tappetino, aiutati con le mani appoggiandole dietro di te e lascia cadere le ginocchia verso sinistra, poi verso destra. Fai tutti questi movimenti in modo dolce, è mattina, il tuo corpo si è appena svegliato. Se hai bisogno mantieni ancora gli occhi chiusi. E poi lascia cadere le ginocchia completamente verso sinistra, oltrepassa con il tallone destro e vallo ad accavallare oltre il ginocchio sinistro, prova ad abbassare il gluteo, se questa posizione è troppo intensa mantieni la gamba sinistra distesa. Stai un attimo qui, espirando in torsione verso destra, porta la mano destra indietro, il gomito sinistro oltre il ginocchio destro. Stai nella torsione, non forzare nulla, non spingere con il gomito. Sono i primi movimenti, entraci in modo dolce. E poi inspirando sciogli l'intreccio, riporta il piede destro all'esterno del tappetino ed espirando lascia cadere le ginocchia verso destra. Lascia oltrepassare il tallone sinistro, portalo all'esterno del ginocchio destro, scendi con il bacino. Inspira, cresci verso l'alto, espira, torsione a sinistra. Manda in basso le spalle, senti bene l'appoggio della mano sinistra, resta. E poi sciogli l'intreccio, riporta i piedi all'esterno del tappetino, aiutati con le mani per sollevare i glutei
entra un attimo in Malasana, è la prima volta che ci entri, quindi spostati da un lato all'altro, senti bene i piedi in appoggio a terra, le ginocchia andare indietro, il petto crescere verso l'alto, allunga la colonna. E poi porta le mani a terra, inizia a distendere le gambe, porta i piedi vicini quanto le anche. E poi da qui afferra i gomiti, piega le ginocchia se hai bisogno, lascia che il centro della testa vada verso il basso, non irrigidire il collo, ma lasciati cadere. Se hai bisogno dondola da un lato all'altro, senza forzarti, lascia che la gravità faccia il suo lavoro. E poi inspira, allunga la schiena, rendi la parallela al pavimento, espirando fai due passi indietro e scendi ginocchia, petto e mento, gomiti stretti. Inspira, fai un'onda, vieni in avanti, fai un piccolo cobra in inspirazione ed espirando passa in quadrupedia, punta i piedi, avvicina i glutei ai talloni, espira sulle gambe, sui glutei, Adho Mukha Kane, faccia in giù. Fai qualche passo sul posto per entrare nella posizione, resta nel cane faccia in giù. Lo sguardo è verso gli alluci, inizia a prendere contatto con questa posizione. E poi porta le ginocchia a terra, solleva il braccio destro, solleva e distendi la gamba sinistra, inspira, allunga, espirando, prova a connettere gomito e ginocchio, manda dentro l'ombelico. Ancora inspira, allunga e distendi, espira, gomito, ginocchio. L'ultima, inspira, allunga e distendi, espira, gomito e ginocchio. Inspiro, allungo e distendo, espirando, provo ad afferrare il piede sinistro dietro di me. Se non arrivo al piede, va bene stare con il braccio indietro e piegare il ginocchio, non forzare, scegli la tua variante. E poi inspiro, distendo ed espirando riporto a terra il ginocchio e la mano. E faccio tutto dall'altro lato. Inspiro, sollevo braccio sinistro, distendo gamba destra, espira, gomito e ginocchio a contatto, risucchia dentro l'ombelico. Inspira, distendi, ancora espira, gomito e ginocchio a contatto. L'ultima volta, inspira, distendi, espira, gomito e ginocchio a contatto. Inspira, distendi, espira, vai a cercare il piede dietro di te. Porta il pollice verso l'alto, quindi non chiudere la spalla. Spingi bene con la mano destra a terra, separa la spalla destra dall'orecchia. E poi inspirando, distendi gamba e braccia e riporta a terra il ginocchio e la mano. Punta i piedi, espira, avvicina i glutei e i talloni e di nuovo inizia a distendere le gambe. Ed entra in Adho Mukha Svanasana, cane a faccia in giù. Lo sguardo è verso gli alluci, respira nella posizione, inizia a prendere contatto con questa inversione in cui il cuore è più in alto della testa. E come ogni inversione c'è un maggiore afflusso nella nostra testa di sangue. E quindi prova a sentire queste sensazioni, prova a sentire i benefici, gli effetti che hanno le posizioni sul tuo corpo, sui tuoi pensieri. E poi da qui inspira, porta su la gamba destra, espirando vai, resta con la gamba in alto, vai un attimo in tavola, porta le spalle sopra i polsi. Inspiro, torno su, espiro, apro un attimo l'anca, piego il ginocchio, prova a sbilanciarti indietro. Respira. E poi inspiro, torno ad allineare l'anca ed espirando porto il piede destro tra le mani, il ginocchio sinistro a terra, mi aiuto con le mani, inspiro, vengo su con il busto, Anjani Asana, manda in basso le spalle, chiudi l'addome, tieni la posizione, non cadere, non crollare in avanti, una posizione attiva, quindi attivo bene i quadricipiti, i glutei, espira, vai un attimo in torsione verso destra. Inspira, torna al centro, espirando, scendi ginocchia, petto e mento, gomiti stretti. Inspira, con un'onda, vieni in avanti, fai un piccolo cobra, manda in basso, indietro le spalle. Espira, punta i piedi, cane faccia in giù. Adho Mukha, butta fuori l'aria con la bocca se hai bisogno. Lo sguardo è sempre agli alluci.
cioè riprendi contatto con il respiro quando sei in agonia. E se vuoi riposarti, porta le ginocchia a terra, i glutei in appoggio sui talloni, la fronte a terra. Questo vale sempre durante la pratica, quindi se hai bisogno in qualche momento, riposati, riprendi contatto con il respiro. Non abbandonare la pratica, prova a portarla fino alla fine. Inspira sulla gamba sinistra, espiro, spalle sopra i polsi. Inspiro sulla gamba sinistra, espiro, apro un attimo l'anca, piego il ginocchio. Provo anche qui a sbilanciarmi un po' con il piede sinistro indietro, ma mantenendo le mani ben solide a terra, le spalle non si ruotano. Inspiro, torno con la gamba sinistra in alto ed espirando, piede sinistro tra le mani, ginocchio destro a terra, aiutati con le mani, inspira, vieni su con il busto, su con le mani. Manda in basso le spalle, respira, linea bene le anche. Espira, vai un attimo in torsione verso sinistra. Manda in basso le spalle, stai nella torsione. Come prima, prova a sentire le costole che si chiudono, l'ombelico che è attivo e va verso l'interno. Inspiro, torno al centro, espirando, scendo ginocchia, petto, mento, gomiti stretti. Inspira con un'onda, vengo in avanti, faccio un piccolo cobra, inspiro, espiro, cane a faccia in giù, Adho Mukha Svanasana. Prendi contatto con il respiro e prova un attimo solo a vedere cosa succede se sollevi la mano sinistra, se sollevi il piede destro, vedere dove arrivi e riporta a terra mano e gamba destra. E poi prova a fare lo stesso con l'altro lato, quindi prova guardando sempre verso gli alluci, prova a sollevare un pochino il piede sinistro, un pochino la mano destra, mantieni l'addome attivo e riporta a terra mano e piede. E poi da qui inspiro sulla gamba destra, espira ginocchio al petto, corpo in tavola. Inspiro su, espiro ginocchio al gomito sinistro. Inspiro, torno su, espiro, piede destro tra le mani, ginocchio sinistro a terra. Vieni un attimo su con il busto, manda in basso le spalle. E per tre volte inspira, solleva il tallone, espiro, riporto a terra il piede. Ancora, inspiro, sollevo il piede e torno. L'ultima, inspiro, vengo su. Espiro, riporto a terra il piede, espirando entra in torsione verso destra e questa volta se vuoi prova ad afferrare il piede dietro di te. Se non questo, se la mano non arriva va bene stare qui, ma prova a sollevare il tallone da terra, il piede da terra. Resta alto con il centro della testa, senti la torsione. E poi inspiro, torno al centro, riporto a terra il piede, punto il piede, attivo forte i quadricipiti, sollevo il ginocchio sinistro da terra, Alanasana. Resta, senti la posizione, prova a non cadere con il ginocchio destro all'interno, spingi bene con il tallone verso il fondo, senti la posizione, senti la stabilità. E poi espira, porta la mano sinistra in avanti, la mano destra indietro, mantieni gli anchi in allineamento. Inspira su il braccio sinistro, resta un attimo qui, porta la mano destra all'esterno della gamba sinistra. Manda in basso le spalle, prova a mantenere una respirazione costante, calma, profonda. Espira, porta la mano sinistra a terra sulla mano destra. Girati a guardare la mano destra, senti la torsione, prova a non cadere con il ginocchio destro verso l'esterno. E per tre volte espira, scendi sul lato esterno del piede sinistro e girati a guardare la mano destra. Inspira, torna in avanti con la mano, distendi la gamba destra, solleva la punta del piede. Lo facciamo ancora due volte. Espiro, mi sposto sull'esterno del piede sinistro, provo a non cadere sulla spalla sinistra. Espiro, distendo la gamba, in avanti il braccio destro. L'ultima volta. Espiro. Inspiro, distendo. Riporto a terra il piede, piego il ginocchio e riporto il piede destro accanto al sinistro. Sono un attimo in tavola. Inspiro, mi sposto in avanti. Espirando, scendo a gomiti stretti fino ad arrivare a terra. Porto il collo del piede a terra, inspiro, faccio un piccolo cobra, Bhujangasana, espiro.
Inspiro, cane a faccia in giù. Resta in Adho Mukha, resta con lo sguardo verso gli alluci, riprendi contatto con il respiro. Stai. E di nuovo proviamo a giocare un po' con l'equilibrio, quindi prova a sollevare un pochino il piede destro, un pochino la mano sinistra, a vedere dove arrivi. E riporta a terra mano e piede. E lo facciamo dall'altro lato, solleviamo un pochino il piede sinistro, un pochino la mano destra. Accorgiti del tuo equilibrio e riporta a terra mano e piede. Inspira, porta sulla gamba sinistra, espira, ginocchio al petto, corpo in tavola. Inspiro, torno su, espiro, ginocchio al gomito destro. Inspiro, torno su, espiro, piede sinistro tra le mani, ginocchio destro a terra, vengo su con il busto Anjaneyasana, mando in basso le spalle. E per tre volte inspiro, sollevo il piede da terra, espiro, scendo, mantengo le spalle basse, l'addome attivo e le costole chiuse. Inspiro, sollevo e scendo con controllo. Inspiro, sollevo e scendo. L'ultima volta sollevo il piede ed espirando entro in torsione verso sinistra. Se posso, se arrivo, lo afferro. Altrimenti resto con il piede sollevato e la mano sinistra che lo cerca. Prova a sentire bene la torsione, cerca di allinearti bene e portare il centro della testa verso l'alto. Inspiro, torno al centro, riporto il piede a terra, sollevo il ginocchio da terra, resto in Anasana. Manda in basso le spalle, entra bene nella posizione, spingi forte con il tallone verso il fondo. E poi da qui espiro, mano destra in avanti, mano sinistra indietro, torsione a sinistra, mantieni le anche allineate. Sono posizioni molto intense per il nostro addome, per la nostra colonna, per le nostre vertebre. E poi porta la mano sinistra in appoggio sull'esterno della gamba destra, inspiro su il braccio destro, manda in basso le spalle. Prova a non curvare troppo la zona lombare, attiva forte l'addome per mandarlo all'interno. E poi espirando porto la mano destra a terra, mi giro a guardare la mano sinistra, non cadere con il ginocchio sinistro all'esterno, resta ben allineato con le anche. Senti la torsione. E per tre volte espiro, scendo sull'esterno del piede destro. Inspiro, torno, distendo la gamba sinistra, sollevo la punta del piede se hai bisogno. Espiro, mi sposto sull'esterno, scendo con il bacino. Inspiro, distendo. L'ultima, espira. Inspiro, distendo, piego un attimo il ginocchio sinistro e riporto il piede sinistro all'esterno accanto al destro, sono in plank. Inspiro, vengo in avanti, espiro, scendo con controllo, piegamento fino ad arrivare a terra. Collo del piede a terra, inspiro, porto su il petto, Bhujangasana. Espiro, cane a faccia in giù, Adho Mukha. Inspira dal naso e butta fuori l'aria dalla bocca. Se hai bisogno, porta le ginocchia a terra, fermati un attimo e riposati. Non mollare la pratica, se senti che sei stanco, prova a riposarti, a recuperare, a riprendere l'intenzione per la quale stai praticando oggi, quella parola che hai formulato questa mattina. E poi fai un salto o qualche passo, riporto i piedi tra le mani, alluci a contatto, piccolo spazio fra i talloni. Inspira, piega le ginocchia, giù il bacino, sulle braccia, Utkatasana, posizione della sedia. Prova a non oltrepassare con le ginocchia la punta dei piedi. Resta, manda in basso le spalle, stringi forte le ginocchia, porta le mani al cuore. Con la prossima espirazione vai in torsione verso sinistra e quindi prova a portare il gomito sinistro all'esterno del ginocchio destro, ma senza ruotarti, quindi resta ben centrale e allineato, espira, porta bene il cuore verso le mani. Respira, stai nella torsione, separa bene le dita dei piedi, senti il radicamento saldo a terra e poi inspiro, torno al centro, porto le mani al cuore, il ginocchio destro al petto, espiro, è come se volessi dare un calcio indietro, quindi distendo la gamba
destra, allungo il busto in avanti, provo a creare un'unica linea, lo facciamo in dinamica, quindi inspira, ginocchio destro al petto, espiro, allungo il busto in avanti, indietro il tallone, ancora, inspiro, fallo con controllo, espiro, distendo, questa volta resta un attimo qui, prova a sentire l'equilibrio, forse c'è, forse non c'è. Resta un attimo e poi piega il ginocchio sinistro, fai il lungo a fondo, apri, Virabhadrasana 2, guerriero 2. Il ginocchio sinistro è piegato, la gamba destra è distesa. Inspiro, porto in alto la mano sinistra, espiro, gomito in appoggio sul ginocchio, su il braccio destro. Inspiro, torno su, espiro, vado in appoggio dietro all'esterno della gamba destra, della gamba sinistra, inspiro, torno su, espiro, vado in avanti, trovo contatto gomito ginocchio, resta, respira, attiva forte il quadricipite destro per non cadere in avanti, la gamba destra è super attiva, inspiro, vengo su, distendo la gamba sinistra, inspira, su la mano sinistra, espira, entra in trikonasana. Mano sinistra in basso, mano destra verso l'alto. Le gambe sono super attive. Senti l'allungamento bene del fianco, le spalle lontane dalle orecchie. Se non arrivi a terra va bene stare più alto, ma prova a non piegare le gambe. Prova forse ad appoggiarti sulla caviglia sinistra. Se vuoi intensificare, guarda oltre la mano destra. Prova a visualizzare come se volessi aggrapparti all'intenzione che hai formulato questa mattina. E poi fortissimo il quadricipite sinistro, inspiro, torno su, porto le mani al cuore, ruoto il tallone destro all'interno e per tre volte espiro, piegamento, inspiro, torno su, espira, piegamento, chiudi gli occhi, inspira, torna su, fallo lentamente. Inspira, piegamento, espira, torna su, e inspira, piegamento, porta le mani in appoggio sulle ginocchia ed espirando, porta la spalla sinistra in avanti e vai a guardare oltre la spalla destra. Sei qui, sei in torsione verso destra, prova a non perdere l'equilibrio, a non appoggiarti troppo sulle ginocchia, respira. E poi inspirando torna al centro, distendi le gambe, disegna un cerchio con le mani, riporta le mani a terra accanto al piede sinistro e riporta il piede sinistro accanto al destro, Adho Mukha Cane, faccia in giù. Inspira, porta su la gamba destra, espira, ginocchio al petto, corpo in tavola. Inspiro, torno su, espiro, piede destro tra le mani, attivo forte il piede destro, vengo su con il busto, porta le mani al cuore. Distendi la gamba destra, ruota e appoggia il tallone sinistro, allinea bene le anche, inspira verso l'alto, espira, allunga la colonna in avanti. Senti la priorità adesso è data dalle nostre gambe che sono super forti, super attive, distese, l'anca destra va indietro, l'anca sinistra in avanti, il centro della testa si allunga, senti bene l'allungamento della colonna. E con la prossima ispirazione porta la mano sinistra verso terra e girati a guardare la mano destra verso l'alto, pari dritta trikonasana. È una posizione molto intensa sull'addome, sulle gambe, se la mano sinistra non arriva a terra va bene portarla in appoggio sulla gamba destra, stai nella posizione, la mano destra è verso l'alto, respira. Prova a sentire l'ombelico andare all'interno ogni volta che espiri, spingi forte le costole. E poi riporta le mani al cuore, piega il ginocchio destro, riporta il piede sinistro accanto al destro. È adatta alla posizione della montagna. Chiudi un attimo gli occhi, manda in basso le spalle. Senti bene il radicamento a terra dei piedi, immagina di crescere verso l'alto con il centro della testa, mantieni ancora un attimo gli occhi chiusi per riprendere contatto con il respiro, per sentire il tuo corpo. E poi unisci gli alluci, lascia un piccolo spazio tra i talloni, inspiro, Utkatasana, posizione della sedia.
Resta. Stringi fortissimo le ginocchia, attiva forte l'addome, manda in basso le spalle. Prova ad andare indietro con le ginocchia, quindi non oltrepassare i piedi. Porta le mani al cuore, espira, entra in torsione verso sinistra. Come prima, prova a non oltrepassare con il ginocchio destro e il sinistro. Prova a non ruotarti, resta ben centrale con le anche ed espirando intensifica la torsione, prova a portare il cuore verso le mani, lo sguardo forse verso l'alto. Ancora un respiro, non andare in apnea. E poi inspirando torno al centro, distendo la gamba destra, porto il ginocchio sinistro al petto, espira, busto in avanti, gamba sinistra indietro. Vira 3, lo facciamo in dinamica con controllo, inspiro, ginocchio sinistro al petto, espira, butta fuori, allunga, distendi la gamba indietro, il busto in avanti, attiva forte l'addome, richiama il ginocchio sinistro al petto, espira, ancora, gamba sinistra indietro, busto in avanti, questa volta resta, attiva bene il piede, il tallone sinistro, e prova a non aggrapparti con le dita del piede destro al tappetino, cerca il tuo equilibrio ed espirando lungo a fondo indietro, apri le braccia grandi, Virabhadrasana 2, guerriero. La gamba destra è piegata, le braccia sono bene aperte all'esterno, senti la stabilità delle gambe, inspira sul braccio destro, espira, gomito destro in appoggio sul ginocchio destro. Inspiro, torno su, immobile le gambe, espiro, braccio all'esterno della gamba destra. Inspiro, torno su, espiro, gomito all'interno, contatto con il ginocchio destro, su la mano sinistra. Se questa posizione è troppo, resta più alto, non forzare nulla, non andare in apnea. Ascolta il tuo corpo. E poi inspira, torna su, distendi la gamba destra, inspira su il braccio destro, espiro, vado in avanti, entro in trikonasana, mano destra verso il basso, mano sinistra in alto. Immagina di appoggiarti ad una parete, attiva fortissimo le gambe, l'addome. Se non arrivi a terra non fa niente, non è importante, resta più alto. Prova a guardare verso l'alto e a ricordarti di un motivo per cui stai praticando oggi. Qual è l'intenzione che hai formulato, quella parola, quell'intenzione? Quindi non è importante raggiungere terra. Stai, respira, prova a calmarlo. E poi attiva forte il quadricipite destro. Inspiro, torno su, porto le mani al cuore, ruoto il tallone sinistro all'interno. Chiudi gli occhi per 3 volte. Inspira, piega le ginocchia. Inspira, torna su e distendi. Ancora, fallo con calma, con controllo e senti il contatto delle mani tra di loro. Inspira, piega. Espira, torna, distendi le gambe, l'ultima volta. Inspira, piega. Espira, distendi. L'ultima volta, piego, porto le mani in appoggio sulle ginocchia ed espirando, porta la spalla destra in avanti e guarda oltre la spalla sinistra. Stai, attiva forte le ginocchia che vanno verso l'esterno. Prova a sollevare le punte, le dita dei piedi per sentire l'equilibrio. Quindi non aggrapparti con le dita, apri e separa bene. E poi inspiro, torno al centro, distendo le gambe, disegno un cerchio con le mani accanto alla gamba destra. Riporto le mani a terra e riporto il piede destro accanto al sinistro, cane a faccia in giù, Adho Mukha. Riprendi contatto con il respiro, calma tutto. Come prima, se hai bisogno, riposa di ginocchio a terra. E poi inspira sulla gamba sinistra, espira, ginocchio al petto, corpo in tavola. Inspiro su, espiro, piede sinistro tra le mani, attivo forte le gambe, l'addome, inspiro, vengo su, porta le mani al cuore, distendi la gamba sinistra, ruota e appoggia il tallone destro, se hai bisogno avvicinalo un po'. Ruota le anche, resta bene in allineamento, inspira, cresci verso l'alto, espira, allunga il bacino, il busto in avanti. Separa bene le dita del piede sinistro, quindi prendi spazio, rendi il piede un appoggio per il tuo corpo.
le gambe sono attive, l'anca destra va in avanti, l'anca sinistra va indietro. Cerca di allungare bene la colonna, immagina un filo che dal centro della testa allunga la tua colonna. Respira. E poi espirando, mano destra verso terra, mi giro a guardare la mano sinistra. È una posizione molto intensa, senti il lavoro delle gambe, dell'addome, chiudi e stringi forte l'ombelico. Respira, non andare in apnea, se la mano destra non arriva a terra, resta più alto, porta la mano in appoggio sulla gamba sinistra. Respira nella torsione, non forzare. Ancora due respiri, sorridi. E poi riporto le mani al cuore, piego il ginocchio sinistro, riporto il piede destro accanto al sinistro. Inspiro su le braccia oltre la testa e espiro scendo Uttanasana, centro della testa verso il basso. Inspiro allungo la schiena, espirando faccio due passi e scendo a piegamento con controllo mantenendo i gomiti ben stretti e vicini al busto. Scendo, collo del piede a terra, inspiro Bhujangasana, espiro quadrupedia. Adho Mukha Cane a faccia in giù. Porta le ginocchia a terra, i glutei in appoggio sui talloni, la fronte verso terra. Balasana. Stai un attimo qui, respira, recupera, riprendi contatto con il respiro. Chiudi gli occhi, dondolati se hai bisogno. E poi lascia passare il braccio destro sotto il braccio sinistro, porta la spalla in appoggio a terra e la tempia destra a terra. Stai un attimo qui, respira, la mano sinistra cammina in avanti. E poi torno con la mano destra in avanti. Ed espirando lascio passare il braccio sinistro sotto il destro, appoggio la spalla e la fronte e la tempia sinistra verso terra, cammino in avanti con la destra. Resta nella torsione, in questa chiusura. La mano destra è attivamente aggrappata al tappetino. Poi inspirando torno in avanti, sollevo il busto e da qui attivo, vengo in alto con il busto, attivo i piedi, porto le gambe a 90 gradi, porto le mani al cuore, inspiro, porto la mano sinistra, scusa, sul fianco, inspiro sulla mano destra. E da qui prova a mandare in avanti il bacino e ad espirare e portare il braccio indietro. Inspira, torna al centro e facciamo cambio. Porta la mano destra in appoggio sulla lombare, inspiro sulla mano sinistra, espira, spingi con il bacino avanti, chiudi i glutei, attiva l'addome e manda indietro il braccio sinistro. Inspira, torna al centro. Espirando scendi un attimo di nuovo con la fronte a terra, le braccia questa volta portali accanto al busto, resta, recupera, riprendi il contatto con il respiro e poi inspirando torna in alto, ci andiamo a sedere sui glutei, quindi distendiamo bene le gambe. Inspira, chiamo il ginocchio destro al petto, espirando lo lascio cadere all'esterno. Inspiro, cresco verso l'alto, espira, scendi, Janu Sirsasana. La gamba sinistra è super attiva, la punta del piede vuole raggiungere il petto. Prova a portare la tua attenzione lì dove senti maggior tensione, fastidio, non vogliamo sentire mai dolore. Prova ad accorgerti se portare il respiro, la tua attenzione in quella zona del corpo allenta e alleggerisce la tensione. Fai dei tentativi, esplora. E poi inspira, guarda oltre il piede sinistro, distendi il busto, portalo verso l'alto, richiama il ginocchio destro al petto e lascio cadere la gamba destra
accanto alla sinistra. Inspiro, richiamo il ginocchio sinistro al petto, espiro, lo lascio cadere a sinistra, inspiro, cresco verso l'alto, espiro, giù, già non scienziata, la testa verso il basso. La gamba destra è bene attiva, lasciati cadere completamente verso il basso, non controllare nulla. Pensa solo ad attivare bene la gamba destra, il piede vuole andare verso il centro della testa. Inspira nella posizione, come prima prova a portare la tua attenzione dove senti fastidio, tensione, quindi forse nella parte posteriore della gamba, forse nell'anca sinistra. Prova a fare queste ultime posizioni con gli occhi chiusi ancora per aiutarti a sentire bene la posizione. E poi inspira, guarda oltre la gamba in piede destro, torna su con il busto, richiama il ginocchio sinistro al petto e lascia scendere la gamba accanto alla destra. Avvicina le ginocchia al petto e avvicina i glutei e i talloni. Espirando, con controllo, scendi snocciolando vertebra dopo vertebra. Prova a non affrettarti a scendere, ma fallo con controllo, senti vertebra dopo vertebra toccare terra e porta le spalle in appoggio a terra. E da qui chiama il ginocchio destro al petto, portalo verso l'esterno e vai ad appoggiare la caviglia sopra il ginocchio sinistro. Attiva forte il piede destro per difendere il ginocchio. E da qui afferra con le mani sotto il ginocchio sinistro, porta il tallone verso l'alto ed espirando prova ad avvicinare il ginocchio sinistro al petto. Prova a mandare il ginocchio destro indietro, quindi verso il piede sinistro, ma non forzare, non spingere, non tirare, basta poggiare un dito sul ginocchio destro per dare un'indicazione al nostro corpo di come e dove deve andare. Non vogliamo forzare, non vogliamo aggredire il nostro corpo. E poi da qui riporto il piede sinistro a terra, apro le braccia grandi ed espirando lascio scendere il ginocchio sinistro all'esterno, verso sinistra. Se questa torsione per l'anca destra è troppo intensa, porto entrambe le ginocchia l'una sopra l'altra e lascio cadere verso sinistra. Apro grandi le braccia, quindi scegli tu la variante, o ginocchia a contatto o caviglia destra in appoggio sul ginocchio sinistro, sempre in torsione verso sinistra e porta lo sguardo verso destra. La spalla destra è ben ancorata a terra. Resta un paio di respiri ancora, lascia andare, non contrarre nulla, lascia che la torsione venga da sola. E poi inspirando ritorna su con il ginocchio sinistro, riporto il piede destro a terra e faccio tutto dall'altro lato, quindi porto il ginocchio sinistro al petto, lo apro all'esterno, porto la caviglia sopra il ginocchio destro, attivo forte il piede sinistro per difendere la lombare, il ginocchio sinistro, afferro il ginocchio destro da sotto ed espirando provo a portare il ginocchio destro verso il petto. E con la mano sinistra provo a far andare il ginocchio sinistro verso il piede destro. Respira, attiva forte il piede sinistro per difendere il tuo ginocchio. Se portare il ginocchio destro al petto è troppo, puoi rimanere in questa posizione, quindi con il piede destro a terra. Scegli la tua variante. E poi apro di nuovo le braccia grandi, espirando, scegli la stessa variante di prima, quindi espira, porta il ginocchio destro, questa volta a terra, guarda verso sinistra. Se questa posizione è troppo intensa, sciogli l'intreccio delle gambe e porta entrambe le ginocchia a contatto verso destra. Porta la spalla sinistra bene ancora in appoggio a terra, lo sguardo a sinistra, forse chiudi gli occhi. Lascia andare, non contrarre nulla. Senti bene le spalle in appoggio a terra. We are the people that may never know our names. We are the peace of people that won't bow their heads.
inspirando, torna al centro, sciogli l'intreccio delle gambe, afferra un attimo le ginocchia e portale al petto. Stira, stai un attimo qui. E poi porta le braccia lungo i fianchi, appoggia i palmi verso terra, distendi le gambe verso l'alto, attiva bene i tallori come se volessi sostenere il soffitto oltre la testa. E decidi come finire la tua pratica, diciamo con l'inversione, quindi se vuoi mantieni le gambe così per 5 respiri, se vuoi oltrepassa con i piedi la testa e poi porta le mani in appoggio sulla lombare e prova a distendere le gambe verso l'alto. Qualsiasi inversione tu decida di fare, prova a mantenerla per 5 respiri, se sei qui senti bene la compressione della gola, stringi forte i gomiti. Una volta tenuta per 5 respiri, ritorno a terra con i piedi, porto le braccia lungo i lati e lascio i piedi a contatto, lascio cadere le ginocchia verso l'esterno, quindi i piedi sono a contatto, le ginocchia verso l'esterno, le braccia lungo i fianchi, i palmi verso l'alto. Resta un attimo qui, chiudi gli occhi e lascia che le ginocchia cadano all'esterno senza controllarle, senza attivare i glutei, semplicemente lascia che la gravità faccia lavorare le anche in apertura. Respira, stai un attimo qui. Poi mantenendo gli occhi chiusi, le braccia distanti dal busto, i palmi verso l'alto, distendi la gamba sinistra, distendi la gamba destra. Prendi una coperta, una felpa per coprirti se magari hai un po' freddo stando fermo. Resta un attimo sdraiata e prova a camminare con i talloni verso il fondo, con il centro della testa verso l'alto. Sono gli ultimi minuti di pratica, resta sdraiato, quindi continua ad allungare bene la tua colonna ed espirando lasciati cadere completamente a terra, lascia i piedi cadere all'esterno, chiudi gli occhi. E quindi siamo completamente sdraiati, con gli occhi chiusi. Allontana le braccia dal busto semplicemente per prendere spazio, per sentire lo spazio che occupi a terra. Resta sdraiato con gli occhi chiusi ancora per un paio di respiri. Siamo nell'ultima posizione, nello Shavasana, una posizione in cui proviamo a rimanere fermi con il nostro corpo e proviamo a sentire i benefici della pratica. Quindi lasciati completamente cadere a terra, chiudi gli occhi e prova ad accorgerti del tuo corpo pesante, sempre più pesante, rilassato a terra. Senti i talloni, i piedi, le gambe, prova a ripercorrere il tuo corpo dal basso verso l'alto, mantenendo sempre gli occhi chiusi, provando ad accorgerti di come ogni istante che passa il tuo corpo è sempre più pesante, rilassato a terra. E poi, sempre rimanendo con gli occhi chiusi, prova ad ammorbidire il volto, rilassa le guance. Se stai chiudendo e stringendo i denti, prova a rilassare la mandibola, prova a rilassare le labbra, le guance, gli occhi. Una volta rilassato completamente il tuo corpo, prova ad esplorare il tuo respiro, accorgendoti
dell'aria che entra e che esce dalle narici. Prova ad accorgerti anche solo della diversa temperatura dell'aria che entra e che esce. Resta in ascolto del tuo corpo, per terra, pesante, rilassato. E lascia che il tuo corpo respiri. Sei un osservatore in questo momento, prova semplicemente ad osservarti mentre respiri, senza modificare nulla. Accogli i pensieri, lasciali passare, non giudicare. Stai nel momento presente, non lasciarti distrarre. Mantieni gli occhi chiusi e fai dei piccoli movimenti per risvegliare il tuo corpo. Quindi stiracchiati verso l'alto, porta la testa da un lato all'altro. Ascolta il tuo corpo, fallo ad occhi chiusi per aiutarti a sentire cosa veramente il tuo corpo ha bisogno in questo momento. Se hai bisogno di rimanere sdraiato ancora per qualche istante, resta. Risveglia il tuo corpo con dolcezza, con amore, rispettando i tuoi tempi, ascoltandolo. Porta le ginocchia al petto, mantieni ancora gli occhi chiusi e poi lasciati cadere completamente sul fianco destro. E nel rispetto dei tuoi tempi, quando sei pronta, torna a sederti in Sukhasana, con le gambe incrociate. Porta un attimo l'attenzione al tuo corpo, al tuo respiro, quindi come sta il tuo corpo dopo la pratica, com'è il tuo respiro, dove vanno i tuoi pensieri, e prova anche solo a ricordare l'intenzione, quella parolina, quella frase che hai formulato all'inizio, per ricordarla. Inspira sulle braccia oltre la testa, espira, porta i palmi al cuore e ringraziati per esserti dedicata del tempo questa mattina. Grazie, namaste. Scusate, mi rendo conto che parlo al femminile, ma in realtà ci sono anche tanti uomini, quindi grazie a tutti voi. Grazie a tutti voi. Allora, lascio la pratica sia qui salvata che sul canale YouTube. Grazie a tutti voi. Grazie mille. Buona giornata. Grazie. Grazie mille. Grazie Marti. Grazie.